Ciao a tutti ragazzi, è passato tanto tempo. Allora, riprendiamo le video lezioni, in particolare farò quella di infettivo. Sto andando un attimo a cercare il programma che devo cancellare l'argomento, perché l'argomento che facciamo oggi è lo shock. Quindi questo è l'argomento che facciamo oggi. Batteriemia, shock, sepsi, un po' tutto. Sempre dal manuale del Moroni. Cominciamo. Le infezioni batteriche o fungine possono essere caratterizzate da una diffusione sistemica del patogeno, accompagnandosi da segni sistemici di infiammazione, anche in assenza di generalizzazione, quindi non sempre perché si è diffusa l'infezione. Necessariamente ci debbano essere questi segni sistemici, possono esserci anche nel momento in cui l'infezione non è diffusa. La setticemia, fungemia, è una condizione clinica febbrile caratterizzata microbiologicamente dalla persistente batteriemia, fungemia e clinicamente da un quadro tossinfettivo splenomegalico come metastasi infettive. La persistenza a sua volta può essere continuativa, quindi come nelle endocarditi, per esempio, o non continuativa, secondo del riscontro meno di una serie di emoculture sempre positive, quindi l'esame nel sangue nella ricerca del patogeno. Una batteriemia transitoria, invece, che si realizza in seguito a manipolazioni chirurgiche, dentarie, cateterismi vescicali, non si accompagna a manifestazioni cliniche né al riscontro nell'agente microbico nel sangue per più di 30-40 minuti, a causa di quella pulizia clearance del sistema reticolo endoteliale di milza e fegato. Quando parliamo invece di sepsi, quindi siamo parlati dalla batteriemia alla sepsi, a partire dagli anni 90 vengono indicate tutte le forme infettive accompagnate a segni di infiammazione sistemica. Poi nel Consensus Conference dell'American College of Chest Physicians, poi Society of Critical Care Medicine, tenutasi a Northbrook nel 1991, il comitato di esperti, con il dichiarato intento di identificare terapie innovative, identificò anche la forma sindromica di stato flogistico sistemico, cioè la Systemic Inflammatory Response Syndrome, che è la SIRS. Le forme di origine infettiva furono denominate sepsi, che vuol dire che quindi una SIRS di natura infettiva, quindi che viene in qualche maniera identificato l'agente, ok, è una SIRS infettiva, ok, sepsi che venne individuato poi un grading di crescente gravità, cioè parliamo dalla sepsi grave fino allo shock settico. Ora, siccome vi sarete un attimo persi, abbiamo un'infezione localizzata, no? Che poi può essere localizzata in un distretto extravascolare, poi ci possono essere infezioni che partono dal distretto vascolare. Nel momento in cui si accompagna a sintomi sistemici, nel momento in cui l'infiammazione si manifesta, nel momento in cui l'infiammazione non è controllata, entra in gioco la SIRS. La SIRS poi porterà a un coinvolgimento multiorgano, step by step, non tutti in una volta, per questo si parlerà poi di uno stato settico. Che porterà a una sepsi grave fino a uno stato di shock, che già è una, diciamo, lo shock è una definizione che poi vedremo, proprio una definizione, diciamo, emodinamica, è una condizione di estrema urgenza. Quindi, tornando a noi, queste definizioni furono oggetto di riconsiderazione dal 1991 al 2001 nell'International Sepsis Definition Conference, che includeva società mediche americane e europee, e poi di nuovo nel 2012 con un approfondimento e precisazione delle caratteristiche cliniche della sepsi grave e dello shock settico. La SIRS, qui dice, la SIRS è una sindrome clinica, espressione di una non regolata risposta infiammatoria, è associata a processi di origine infettiva, allora si chiama sepsi. Oppure una SIRS non infettiva, come disordini autoimmuni, pancreatiti, vasculiti, interventi chirurgici, ustioni, traumi. È caratterizzata da due o più alterazioni nell'ambito della temperatura corporea, della frequenza cardiaca, della frequenza respiratoria, della conta leucocitaria. La sepsi, originariamente identificata come SIRS infettiva, solamente in base alle predette anomalie che furono documentate nell'elaborato del consensus del 2001, fu soggetta a rivalutazione critica in considerazione della specificità dei criteri da essa proposti.
Nei criteri diagnostici furono inseriti marcatori biochimici come PCR, interleuchina 6, SCD14, MIP, metalloproteinasi 1-alfa e variabili emodinamiche, espressioni di disfunzioni di organi e perfusione tissutale che sono state sintetizzate nella tabella 11.1. Quindi, batteriemia, presenza di microrganismi di origine batterica nel torrente circolatorio, può essere transitoria o persistente. Infezione, invasione e moltiplicazione di microrganismi patogeni in organi o apparati. Poi sepsi, infezione localizzata o generalizzata con risposta infiammatoria sistemica. Setticemia, condizione patologica caratterizzata in senso microbiologico da persistenza dell'agente patogeno nel torrente ematico, quindi una batteriemia persistente, però si associa a uno stato tossinfettivo, quindi settico, e possibili segni clinici di generalizzazione, quindi splenomegalia, localizzazioni secondarie. La diagnosi di sepsi grave è quando c'è appunto l'interessamento di organi, quindi multi-organ failure, si avvale dei criteri enunciati per la sepsi, ma si aggiungono parametri dell'apparato respiratorio, come un rapporto tra pressione parziale di ossigeno e FiO inferiore a 250 mmHg, polmonite, in caso di polmonite inferiore a 200, poi a livello renale una creatinina superiore a 2 mg su decilitro, diciamo, stiamo là. A questo punto si parlerà di shock settico, come una ipotensione, quindi pressione inferiore a 90 o una riduzione del 40, diciamo, siamo lì, millimetri di mercurio, della basale, non corretta dall'infusione di 30 ml a chilo di cristalloidi albumina con potenziale risposta solo ad agenti inotropi e vasopressori. Poi nella tabella 11.2 sono rapportati i criteri diagnostici di un po' tutto, fino al quadro dell'ARDS, che è il quadro di distress respiratorio acuto. Quindi nella sepsi noi avremo una temperatura o inferiore a 36 o superiore a 38,3, tachipnea con 24 atti al minuto e PCO2 inferiore a 32, chiaramente per la tachipnea, tachicardia superiore a 90, globuli bianchi superiori a 12.000 o inferiori a 4.000, o si trovano più del 10% di forme immature di globuli bianchi. Il valore di PCR superiore di due derivazioni standard ai valori normali, procalcitonina di due derivazioni standard superiore ai valori normali, ipossemia arteriosa, quindi PaO2 FiO inferiore a 300 nelle polmoniti inferiore a 200, oliguria acuta, quindi meno di 0,5 ml a chilo all'ora o 45 ml a ora per almeno 2 ore. Aumento di creatinina di più di 0,5 mg decilitro o superiore a 44,2 micromoli litro. Lattato superiore a 1, iperbilirubinemia superiore a 2 mg decilitro. Poi abbiamo la sepsi grave e vedete che ci sono l'alterazione dello stato mentale, l'ipotensione responsiva a liquidi, quindi sistolica inferiore a 90. La media come pressione arteriosa inferiore a 70, riduzione di più di 40 mm mercurio della pressione, lattati a 2, ipossemia, FiO, compressione parziale d'ossigeno inferiore a 200, soprattutto nel caso della polmonite, oliguria acuta, quindi meno di 0,2 ml a chilo all'ora per almeno 2 ore nonostante reidratazione, creatininemia superiore a 2, non più 0,5, iperbilirubinemia da 2 salita a 4, quindi rischi littero, conta piastrinica quindi inferiore a 100.000, INR superiore a 1,5, APTT superiore a 60 secondi. Poi arriviamo allo shock settico, quindi l'ipotensione che non risponde rispetto alla sepsi grave ai liquidi e necessita l'uso di inotropi e vasopressori. Poi abbiamo la multi-organ failure, quindi si riferisce a disfunzione progressiva di più organi, non ci sono criteri universali per le disfunzioni dei singoli organi, quindi vedi i parametri organo-specifico. E poi hai l'ARDS, per esempio. L'ARDS è un esordio acuto con ipossemia, pressione parziale d'ossigeno FiO inferiore a 200, infiltrati polmonari bilaterali, wedge pulmonary pressure inferiore a 18 millilitri di mercurio o non evidenzia, diciamo, ipertensione atriale sinistra. Quindi questo, diciamo, è tutto quel quadro che c'è dietro la sepsi grave, lo shock,
la SIRS e tutto il multi organ failure. Adesso molto velocemente vediamo un attimo cosa dire. Allora, a livello epidemiologico io bypasserei le informazioni epidemiologiche perché non mi interessano più di tanto. L'unica cosa che mi interessa da dire è l'andamento epidemiologico della sepsi setticemia negli Stati Uniti dal 2000 al 2008 vede un crescendo, diciamo, delle ospedalizzazioni. Poi, le infezioni di origine fungina di solito sono nosocomiali, più spesso sono candida o non albicans, in quel caso glabrata, parapsilosis, crusei. Poi, i fattori che possono influenzare l'incidenza della sepsi, paziente specifico, sono l'età, le manovre sull'ospedalizzazione, i precedenti interventi chirurgici, poi il fatto che il paziente possa avere una neoplasia, un'emolinfopatia, problematiche immunitarie e altri fattori. Per quanto riguarda la fisiopatologia, penso che sia chiara, la porta d'ingresso, diciamo, possono essere diverse. Adesso vediamo agenti eziologici, serbatoi, localizzazione, quindi stafilococco aureus naso, cute, accessi vascolari. Stafilococchi più specie, coagulasi negative, cuti, accessi vascolari, enterococco intestino, streptococco pneumonia, rinofaringe, viridans, orofaringe intestino, escherichia coli, intestino apparato urinario. Poi, Klebsiella, Enterobacter e Serrazia, intestino, apparato urinario respiratorio, Proteus più specie, Pseudomonas più specie, intestino, Salmonella intestino, Brucella intestino e animali, anaerobi intestino, Candida più specie, urinario e accessi vascolari. Questo per vedere un attimo. Quindi nella fisiopatologia abbiamo la porta d'ingresso e il focolaio sepsigeno, poi abbiamo la diffusione sistemica. Poi stanno le varie interazioni delle componenti microbiche con l'intestino, con l'ospite, ma qui diciamo, entriamo nei meriti di un approccio puramente microbiologico, secondo me è pure facile, quindi eviterei di aggiungere il resto. Poi come risponde l'ospite, sia con l'infiammazione, sia con la coagulazione, sia con il complemento, sia con la vasodilatazione. Quali sono le conseguenze sistemiche? Le turbe del circolo, perché se no non arriveremo a definire lo shock in sé, e quindi lo shock settico. Poi si arriverà a quello che è il multi-organ failure, e tra i multi-organ failure c'è l'organ failure specifico polmonare, che è l'ARDS, che di solito è un quadro, diciamo, immediato. Ok? Vedendo le manifestazioni cliniche, adesso per quanto riguarda la manifestazione clinica, l'esordio improvviso con la comparsa di febbre elevata, spesso preceduta da brivido, il riscontro anamnesico clinico del brivido è un elemento non costante ma indicativo del processo infettivo. Poi i vari tipi di febbre, poi si associa alla tachicardia, alla tachipnea, la cefalea, l'artralgia, la mialgia, l'astenia, l'inappetenza, poi l'esame obiettivo valuti i parametri vitali, quindi frequenza, pressione, frequenza del respiro, cardiaca, poi ricerchi la porta d'ingresso del focolaio per fare poi l'antibiotico terapia mirata, vedi se c'è la splenomegalia, le localizzazioni secondarie e quant'altro, valuti la perfusione degli arti inferiori, poi valuti anche eventualmente se è presente una depressione del sensorio, vedi lo stato di ossigenazione del paziente, vedi lo stato di output urinario, tutti quei criteri clinici che comunque erano stati già tabellati all'inizio. Poi fai tutti gli accertamenti laboratoristici, quindi veramente di tutto e di più. Poi si passerà a quello che è lo shock settico. Ora, siccome la situazione si aggraverà sempre di più. Siccome quella tabella per me è non chiara, ancora di più, io passerei definitivamente dalla diagnosi alla prognosi alla terapia. Perché? Perché la diagnosi fondamentalmente è la tabella che vi ho letto all'inizio, quindi diagnosi di sepsi, che è una diagnosi clinico-laboratoristica, di sepsi grave, di shock settico, di MOTS e di ARDS. Anche perché per il multi organ failure, ripeto, stanno i parametri organo specifici.
Arrivando alla terapia, la priorità terapeutica è costituita dalla somministrazione di liquidi per correggere le alterazioni di ipossemia, ipotensione, antibiotici per eliminare l'agente infettivo, poi fai l'assistenza ventilatoria per squilibrio acido-base, il controllo dell'acid. Nei pazienti con sepsi grave o shock settico sarebbe utile usare un catetere venoso centrale sia per la somministrazione di antibiotici, liquidi e vasopressori che per il monitoraggio della pressione venosa centrale. Vai somministrando liquidi in soluzioni colloidali di plasma e albumina al 5% o cristalloidi. In caso di un ematocrito basso è necessario fare trasfusione di sangue. Nelle somministrazioni di liquidi la pressione venosa centrale non deve superare mai i 10-15 cm d'acqua. In caso di ipotensione persistente ai liquidi, vedi, siamo già nello stato dello shock, non della sepsi grave, vai subito con inotropi positivi, dopamina, dobutamina, vasopressori, norepinefrina. In caso di tachiaritmie, fenilefrina, agonista alfa-adrenergico selettivo. L'antibiotico terapia è intrapresa effettuando prelievi microbiologici e prima la fai, più è alta la probabilità di sopravvivenza del paziente. La scelta iniziale sarà necessariamente su base empirica e poi si terrà presente del focolaio sepsigeo, della porta d'ingresso, dell'esperienza che può essere un'acquisizione nosocomiale o comunitaria, quindi anche il discorso del multidrug resistant. Poi, andando avanti. Vabbè, ora che vi sto a elencare l'approccio terapeutico specifico di antibiotici, vedi, mo qui parla dell'aureus meticillino resistenti, lì vai con un glicopeptide, quindi vancomicina, teicoplanina, alternativamente daptomicina, però non nell'interessamento polmonare, linezolid e ceftarolina. Per quanto riguarda l'attività nei confronti dei gram negativi, si associano alternativamente cefalosporine di terza e quarta generazione, carbapenemi, doripenem, meropenem, imipenem, poi monobatalmi come l'azetreonam, beta-lattamici con inibitori di beta-lattamasi, tigeciclina. Gli aminoglicosidi devono essere utilizzati con particolare cautela per stati di ipotensione tissutale perché hanno una grave nefrotossicità, per cui è critica la situazione nel caso in cui la creatinina non sia delle migliori. Una terapia steroidea di supporto al momento non è consigliata se non nelle fasi di febbre tifoidea. L'utilizzo della proteina C attivata ricombinante, in un primo momento proposta per il suo ruolo di modulare la risposta infiammatoria severa, nel trial clinico del 2001 è stata successivamente poi sospesa. Quindi questo è l'approccio. L'approccio è quello di stabilizzare emodinamicamente il paziente e di cercare di eradicare l'infezione. Molto semplice questa spiegazione, secondo me è molto basilare, non bisogna complicarla più di tanto. E bisogna fare riferimento sempre a un'identità. Lo shock è semplicemente una sindrome. Nel momento in cui si trova la causa, è un morbo e si cura la causa, si cura l'agente infettivo, la porta d'ingresso, il problema che ha scatenato il tutto. E niente, quindi adesso ci vediamo per la prossima video lezione.